Nella partita forse più importante del mese di febbraio, il Lattedolce torna alla vittoria superando per 1-0 il Palestrina e portandosi a quota 29 punti in classifica. Debutto in campionato per Francesco Panai, classe 96, schierato a destra con Delizos al centro dell'attacco e Falchi a sinistra. Dopo 3 minuti da rivedere questo intervento di Fagioli che allarga il gomito sul volto di Delizos, per il direttore di gara però è tutto regolare. Gli ospiti di mister Cangiano schierano una difesa a 5 per arrivare alla conclusione, sono necessari Fresici sullo stretto. 23esimo, Satta per Ruggiu che sponda su Delizos, finta di destro e sinistro angolato, Apruzzese si distende e para. Alla mezz'ora punizione bomba di Cocco, ancora il numero 1 ospite e protagonista, questa volta mette i pugni e allontana il pericolo. Passano 3 minuti e sul cross di Gambella svetta Pier Giuseppe Satta ma non riesce a deviare verso la porta. Nella ripresa, dopo pochi minuti dentro Masala per Panai, il giovane azzurro under 17 mette subito in mezzo un pallone interessante per Falchi che si avvita in tuffo, palla fuori alla destra di Apruzzese. Al quarto d'ora ancora centro di Masala, il portiere ospite allontana di pugno sui piedi di Cocco che lo salta in uscita, ma la conclusione del numero 3 di casa viene intercettata da Guglielmo. Ancora Cocco protagonista alla mezz'ora, nelle vesti di assistman, rimette al centro un bel pallone per la corrente Masala, sinistro di prima intenzione, palla alta di pochissimo. Il centrocampista in partenza per il torneo internazionale Roma Caput Mundi con la maglia dell'Italia Under 17 decide il match con questa autentica staffilata da 25 metri che non lascia scampo ad Apruzzese, 1-0. Nel destro di Alessandro Masala ci sono potenza, precisione e coordinazione, un mix vincente che regala la vittoria fondamentale ai biancocelesti nella fase cruciale del campionato e dopo la sfortunata gara contro il Sora finalmente si festeggia il ritorno alla vittoria casalinga. Lattedolce batte Palestrina 1-0.